boreale quando effettivamente siamo online. Adesso siamo online. Eccoci qua con Paolo Monaco e Massimo Lucidi. Oggi, da mio, diciamo, prezzemolino, non c'è Ciccio Bianchessi, ma c'è Massimiliano Pascale. Buonasera a tutti. E niente, ragazzi, come va Massimo? Come va Paolo? Cominciamo così come facciamo sempre. Ok, allora per me diciamo che è stata, come tutti pensano, una novantina di giorni duri, quasi vivendo uno stato di incoscienza e fantascientifico, no? Perché sono quelle cose che tu hai letto sui libri di Asimov, okay? Proprio Bravo, nel futurismo. Nel senso più legato appunto alla fantascienza, Giulio Verne, per chi magari è ancora più vicino agli anni 50, agli anni 60. Quindi penso che tutti noi abbiamo vissuto questa realtà irreale, ma purtroppo dura e impegnativa, a mantenerci ancora razionali, forti, grintosi. Sicuramente il nostro sport ci ha aiutato tantissimo. Per far sì che, malgrado tutti gli altri, con delle debolezze, per mancanza di aver poi vissuto un po' lo stratificarsi della sofferenza sportiva, che è sempre una grande soddisfazione, che è tanta gioia, insomma, noi alla fine ce l'abbiamo un po' fatta meglio degli altri, sicuramente. Sentendo anche i miei colleghi, come Paolo, come tanti altri, come Massimiliano, come Andrea, che ci siamo reinventati, malgrado sembrava che tutto fosse a bocce ferme, eravamo privati del suolo che abbiamo avuto sempre sotto i nostri piedi, cioè il tatami. E devo dire che a volte, quando l'ho rimesso sotto i piedi ultimamente, mi è sembrato di ritornare bambino. La prima cosa che avevo voglia di fare è farci le cadute. Ma chi già voglia di fare le cadute a questa età? Ok, e quindi è questo quello che ho passato, ma ce la stiamo cavando. Dai, si va avanti. Comunque hai detto una cosa giustissima, Massimo. Ci è mancato un po' il suolo sotto i piedi, che è quello che siamo abituati a calpestare gran parte della giornata, il tatami. Paolo, come va? Che dici? Che ci racconti? Beh, io, come ha detto Massimo, diciamo che ho sofferto le stesse privazioni che ha sofferto anche lui. Diciamo che io, avendo pure la conduzione Non ho ricordato Massimo, di Paolo, direttore tecnico delle Fiamme Gialle, settore judo. un'impresa, dico, oltre ad avere la conduzione di un gruppo sportivo, c'ho anche quella di una palestra dove, insomma, io insegno ai bambini. È stata dura perché ti punto in bianco tutto quello che tu hai progettato, hai programmato e hai pensato che dovesse, diciamo, essere lì per avvenire, invece, come dire, si è volatizzato e rimandato. Purtroppo l'idea del rimando è una cosa che invece rimane molto forte, perché non si sa bene ancora quando e come potremo ricominciare. Quindi la sensazione non è una gran bella sensazione, però, come ha detto Massimo prima, noi siamo forti perché siamo Siamo abituati judoka. alle Judoka. difficoltà. Ogni volta che c'è un ostacolo, la prima cosa che pensiamo è che dobbiamo superarlo. Perché siamo cresciuti così, io grazie a Dio sono cresciuto così, e ogni volta che c'è una difficoltà, c'è un qualcosa che non, così, non mi capacito di superarlo, io cerco di superarlo, quindi è un qualcosa che faccio in automatico. E diciamo che sì, siete molto allineati perché comunque sia è impensabile non condividere il vostro pensiero. Stanno già arrivando tanti commenti. Sì. Paolo, penso che conosci, ma anche Massimo, penso che conosci. Michela ci dice abbiamo una marcia in più rispetto agli altri. È vero. No, io questa allora io posso, grazie a Dio, parlare anche di altro, visto che non ho fatto soltanto Giudo. judo, cioè non ho fatto solo questo, io mi sono dedicato anche ad altro. E ti dico che in vari campi il judoka
riesce sempre a mettere se stesso come punto di riferimento e su di lui creare qualcosa. Non fa mai riferimento agli altri. Non dice mai io faccio questo perché ho la possibilità di appoggiarmi a quell'altro. No, no, lo faccio perché sono in grado di farlo. Ed è una cosa che poi nella vita di tutti i giorni diventa, come dico, come ho detto prima, una cosa che rientra nella quotidianità. È come dire, facciamo judo perché è una cosa interessante, ma non è solo interessante, il judo è proprio una filosofia. Quindi se pensiamo che noi siamo, come dire, in automatico, capaci di superare le limitazioni, è vero, noi abbiamo una marcia in più, ha ragione Michela. Michela, assolutamente. E io penso, allora, ragionando oggi su Paolo e Massimo, non ho definito da quanto ci conosciamo tantissimi anni, forse più di 30 anni, e ragionavo un po' sulle vostre due figure, il maestro Paolo e il maestro Massimo, e per alcuni versi non so se vi rendete conto che avete molte analogie tra voi, e cioè nascete e poi mo ce lo direte anche voi in due società storiche romane, perché comunque sia sono società che sono state fondate ormai tantissimi anni fa. Siete appassionati del settore master anche voi adesso, però vorrei sentirlo da voi, no? La vostra storia, come si avvicina il maestro Paolo Monaco al judo, in che anno, per quale motivo, si è spinto da qualcuno o semplicemente perché già sapeva che voleva fare judo? Va bene, mi fai partire da lontano allora, Certo, da perché lontanissimo qua. io praticamente sono nato a Napoli, quindi ho vissuto i miei primi anni a Napoli. Quando sono venuto a Roma, ho trovato un ambiente un po' ostile perché ero abituato, come dire, avere i miei amichetti con i quali condividevo i giochi e i divertimenti. Quindi quando sono venuto qui e sono venuti a vivere a Cinecittà, avevo un sacco di gente di tipo baraccati e zingari che frequentavano la mia scuola. Purtroppo sta qui all'Acquedotto Felice, all'epoca c'erano tanti tanti zingari e tanti baraccati e stavo sempre a fa botte con questi. Facevo botte perché io Una da buona Brioscopizzo scuola. napoletano, no, era così. A Napoli era così, era la normalità. E allora mio padre disse: questo qui prima o poi me lo riporta da casa. E il maestro, mi ricordo, gli disse: guarda, è tuo È la figlio. società, Paolo. In che società inizia? E quindi il passaggio lo facevo subito dopo. Mio padre mi ha portato nella società che era appena nata, di un suo collega che lavorava alla FATME, tale Orlandi Alfredo, che poi è diventato il mio maestro, insieme con quello più anziano, Ranieri Aldo. Allora hanno costituito questa nuova società che si chiamava Takamori. La Takamori era una delle società che, insieme con il Meiji e il Tuscolano, aveva, diciamo, localizzato questa zona, cioè la zona cosiddetta dell'Appio Claudio. E quindi io nasco lì, in quella palestra, dove praticamente venivo portato da mio padre proprio perché io dovevo smettere di litigare in mezzo alla strada. Così è nata la mia storia del È judo. un po' Mariuolo, eri. No, 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 anzi, ero sempre stato preciso, anche troppo, però ero uno che attaccava a briga subito subito se qualcuno gli faceva qualcosa che non gli stava bene. No, Non gli no, passava no, non la mosca sotto al esatto, sotto il naso. naso, esatto. La mosca Tant'è sotto vero al che naso. cominciai così bene che dopo 3 anni vinsi il titolo italiano ragazzi. All'epoca c'era il titolo italiano ragazzi, ma adesso si chiama esordienti. Vinsi il titolo italiano e feci la finale con Angelo Oliva. Aia. Altro Altro amico, amico, altra storia. altro amico, altro amico. Invece Invece Massimo, tu Massimo, come come... dici? Ma io nasco proprio né più né meno al Judo Club Garbatella, quindi
fondato da mio papà, però mi sono occupato direttamente. Ragazzi, ho ritorno in cucchia, non so se avete un cellulare aperto a fianco, ci rientra dentro, sentiamo la doppia cuffia. Quindi ho iniziato con il karate, scusate, una bestemmia per il judoka, però. No, vabbè. No, mi sono dimenticato. Guarda, scusa, no, se ti interrompo, l'altro ieri Girolamo Giovinazzo ha detto che lui era andato in palestra da ragazzino per fare i karate, per sbaglio si è trovato nel judo. Ho fatto i miei 10-12 anni di agonismo abbastanza serio, partecipando anche ai campionati europei, ai campionati del mondo, insomma, mi sono occupato per quasi 10 anni ininterrottamente di gare nel mondo del karate, quindi il periodo di Roberto De Luca per quanto riguarda i carabinieri, Claudio per quanto riguarda la finanza, Claudio Guazzaroni, insomma, tutta questa classe di atleti di quella sfera là, gli anni 70, gli anni 80. E proprio tra le altre cose, qui rientra in ballo di nuovo Massimiliano, dove il papà, grazie ad alcuni contatti che mi misero in condizione di cominciare a frequentare il centro della finanza che stava a via 20 settembre, vi ricordate il CRAL, Radio City c'era lì sotto, che era un cinema, okay? E cominciai ad andarmi a allenare con la finanza, e poi da lì, vabbè, feci un mondiale a Tokyo negli anni 89-90, poi ci fu una Coppa del Mondo a Roma, un campionato europeo a squadre al Flaminio, insomma. Sapevo che facevi karate, ma non sapevo che l'avevi fatto così, diciamo... Me la sono abbastanza cavata. Dietro ci ho sempre avuto il professore Andrea Lino, che mi ha cresciuto e mi ha indicato quali erano le traiettorie. Nel frattempo vi passo qualche saluto, scusate. Certo, assolutamente. Ciao Marino. E quindi poi da lì il judo c'è sempre stato, comunque sia, perché la nostra palestra era fatta di arti marziali, di judo e di karate, e quindi ho sempre praticato. Il papà di Massimiliano, per l'appunto, fu il primo insegnante che si occupava di portare avanti i gruppi giovanili e le squadre agonistiche, e lui rimase con noi, del judo club Garbatella. E lui rimase con noi, grande amico di mio padre, chiaramente, affiatatissimi pionieri dell'era delle polisportive, no? Questo lo conosci bene, questo piano, le polisportive, Andrea, no? Sì, sì. Che sono state veramente rifugio di persone da salvare e anche fucina di atleti che negli anni 70 e negli anni 80, insomma, hanno tirato fuori... grandi grinte, personaggi del mondo dello sport, grinta e determinazione in qualsiasi gara. Massimo, con questo passaggio finisci con questo passaggio, poi sono entrato come primo tesseramento Filpic, che prima si chiamava ancora prima. Io stavo con la Yamarashi, che era la palestra di Silvio Lilli, immaginate. E poi ancora dopo, col dopolavoro ferroviario, con presidente perfetto, dove, diciamo, Monti fu maestro, Monti, Alfredo Monti, Luciano Alberti come presidente, perfetto, Luciano Alberti come presidente, e il maestro Monti fu il primo innamoramento che, avvicinando il judo ad un certo livello, con una certa modalità, appunto, espressamente agonistica, con Tillaci, Mario, Fabio Desiati, insomma, con ragazzi che in quegli anni erano abbastanza in gamba, abbiamo fatto tempi corti. Ho due messaggi da farvi passare, anzi, più di qualcuno, li passo velocemente prima di introdurre la persona che vi vuole fare due domande scomode. Ah, va bene. Però facciamo passare prima questi messaggini, che sono sia per Paolo che per Massimo. Paolo, ci sono dimostrazioni d'affetto, Paolo. Ciao Dario. Poi una per Massimo.
Grande Aldino. Sei stato l'unico a farlo studiare. Vero, è vero. Diciamo che se no, oggi se non studiamo rimaniamo un pochino indietro con Michela. grande, grande. Grandissima, veramente. Michela è stata una vera vittoria, brava proprio in senso lato, perché vinse la selezione al Centro Olimpico in un periodo in cui si allenò intensamente con me tutti i giorni, oltre a quello che faceva già in finanza, e riuscimmo a sconfiggere questa Barbieri che per lei era veramente una La palla al bestia piede. nera, la bestia nera. E quel giorno alla selezione decisiva fece veramente bingo, la disintegrò dopo 3 o 4 mesi Però duri. secondo me affascina di più il maestro Paolo. Maestro Paolo, con questo aspetto virile, capito? È così, è a pelle lui, capisci? Basta guardarlo in faccia. Allora, io introduco il nostro soprannominato Prezzemolino, il nostro Gianni Sperti del judo italiano. Eccolo qua. Eccolo, eccolo. Ah, sono a cavallo. Una domanda subito per tutti. Io intanto vi faccio la buonasera, ma volevo sapere innanzitutto, ma la domanda è, ma le badanti non vi mettono a dormire alle 10:30? No, Ma insomma, manca è poco, aumentato l'orario vedi? adesso, fino a Come mezzanotte. se apre qua la porta, mi prendo e mi metto a letto. Mi dar Finita. ciuccio, mi dar ciuccio. No, allora io soprannominato Prezzemolino, adesso c'ho, insomma, Tua madre ti chiama sì, Prezzemolino. vabbè, un orario un po' tardi, insomma, Andrea mi ha spiegato un po' il progetto, con Massimiliano abbiamo già fatto un po' di dirette con i Lattanzi, così è stata una cosa simpatica creata anche per raccontare un passato che la gente non conosce in un momento difficile, diciamo, con questa malattia di mezzo che ci ha obbligato a stare dentro casa e magari a riscoprire determinati valori che si erano dimenticati. Quindi la cosa sta funzionando, è piaciuta e stiamo andando a toccare un po' di tasti che stanno creando interesse. Infatti penso che Andrea lo stanno chiamando in tanti per continuare a promuovere questo tipo di progetto. E quindi niente, io diciamo, condivido, sono molto lontano d'età. Per fortuna, da voi, quindi nel senso io. Insomma, Vabbè, tu Massimo sei un eterno giovane, lo sappiamo perché voglio dire, non invecchi mai, io che ne so come fai. però Quindi. quest'anno ho dovuto mettere gli occhiali per Ma guardare sono finti, sono quelli che escono ordito dalla inverna, lente, no? inverna. No, allora intanto per Paolo, io ricordo sempre volentieri un evento che abbiamo passato insieme, che è stato quello del Mondiale Militare in Cina. Sono passati tanti anni, quindi volevo ricordargli un No, attimo quante cose. specifica l'anno, Paolo. 2002, Ah, ok. 2002, diciamo, un campionato mondiale militare in Cina, Pechino, Pechino. Pechino, che si disputò all'interno di veramente una caserma terrificante. Eravamo solo noi praticamente. Però il livello era sempre alto perché la gente ha sempre partecipato ai mondiali militari. E quindi ricordo di Paolo che partimmo senza i vestiti e tornammo con 7-8 valigie di de roba, dei mercati. Andavamo tutti i giorni a fare razzia dentro questi mercati cinesi. Era stata una cosa, un'avventura molto bella. E questa non è la domanda, diciamo, è il famoso ricordo del passato, la Marcord che L'aneddoto, torna, l'aneddoto. l'aneddoto. Invece la domanda veloce è che sono contento che dopo tanti anni e mille peripezie che lui ben sa, è riuscito finalmente, tra virgolette, a coronare un sogno dei tanti raggiunti, che è quello di diventare, insomma, il comandante della sezione judo delle Fiamme Gialle. Quindi sono contento per lui perché se lo merita, ha raggiunto questo obiettivo quasi a fine, alla pensione, insomma, vicino alla pensione ce l'ha fatta. Quindi mi fa piacere perché è sicuramente un valore aggiunto per tutta la finanza, per tutti i ragazzi. E volevo sapere, intanto, oltre a fargli i complimenti, diciamo in diretta con voi, volevo sapere da lui, insomma, com'era questa nuova cosa e se. Quali difficoltà sta trovando comunque a gestire un gruppo ampio, diverso fra loro, di atleti, ma anche, insomma, uno staff tecnico
che insomma non è facile da coordinare perché ci sono tante teste, ci sono tanti campioni, ci sono atleti più giovani, ci sono atleti più vecchi, le ambizioni sono tante per tutti e quindi lui cambiando totalmente lavoro da quello che stava facendo, perché bene o male il judo lo conosce meglio di tanti altri, però insomma adesso lo può fare a pieno e quindi mi piaceva sapere un po' com'era questa nuova avventura. Bene, cioè, Paolo, io posso solo dire che sono felicissimo di aver intrapreso questa nuova avventura perché è come dire, è il vestito fatto apposta per me. Cioè, se pensi quante cose ho passato in una, diciamo, conduzione e gestione vecchia, che tu conosci bene qual è, quante difficoltà ho superato, queste secondo me sono acqua di rosa. Certo. Quindi diciamo che in generale grosse difficoltà non ne ho. È chiaro che tutto non è sempre rose e fiori, perché le cose noi le sappiamo benissimo, sono sempre un po' più complicate di quelle che sembrano essere. Però devo essere sincero che dentro di me c'è tanta di quella voglia, tanta di quell'entusiasmo che tutto il resto riesco a, diciamo, a trattenerlo con molta, come dire, decisione. Quindi non sto lì a perdere tempo. Quindi lo so quello che devo fare. Ormai, come hai detto te, sono prossimo alla pensione. Io il prossimo anno, a febbraio, faccio 60 anni, quindi faccio la Ne chiusura di... dimostra meno sicuramente di te, Ma Paolo. voglia, uffa, alla grande, però non meno di Massimo. Impossibile, Massimo è impossibile per chiunque competere. Cioè. Vabbè, dai. Lui è Massimo, caduto nel pentolone, come dorme dice. dentro una camera iperbarica. Lui è caduto nel Ma pentolone, come sì, Oasi. anche perché è il pentolone della ricrescita dei capelli anche è caduto. Ah, è Noi vero. niente. Quello che non ci abbiamo noi, è Purtroppo, chiaro, è chiaro. ma quando faccio Quello, così mi dico, ma ce l'ho ancora già quello lui, è un no? motivo di invidia. Già quello è un motivo di invidia. Però per chiudere il discorso, se secondo quanto anche già hai detto te, questo mio nuovo viaggio è come se viaggiassi su una Ferrari. Cioè, Certo. veramente, purtroppo in questo momento non posso dire che sto viaggiando in una Ferrari perché è chiaro Vabbè, un che... po' tutti Però siamo ridotti. in generale, come entusiasmo, come voglia di fare, come interesse, eccetera, eccetera, è come se stessi in una Ferrari. Sì, anche perché quest'anno, voglio dire, mi sembra che tu quest'anno hai fatto la prima trasferta a Tel Aviv, no? Sì. Quindi voglio dire, comunque era la prima esperienza, beh, sei partito con Lignano, penso con Mittersil, come diciamo il percorso, ci siamo visti a Lignano, Bravo, sì. purtroppo c'è stata questa Poi ho fatto interruzione e è stato... anche Varsavia. Ah, ok, beh, dico, è comunque stato un peccato interrompere proprio questo Sì, slancio che avevi iniziato. perché stavamo proprio come hai detto te, su quel percorso che ci avrebbe poi portato fino all'ultima gara prima delle Certo. Sì, e poi un'altra cosa veloce su Massimo, anche perché lui, Massimo, tu sei ancora responsabile della parte master, no? sono la Del direzione Lazio, tecnica. sono so Sì, perfetto, Lazio. perfetto. Siccome abbiamo affrontato, diciamo, con Andrea in questi giorni, è stato preso, cioè no, di mira, però siamo stati No, presi di mira perché no, no. dura... No, no, nel senso era per chiarire questo concetto che voglio dire, quando eravamo in diretta con Antonio Ciano e Elio Verde, c'è stata una piccola battuta sui master perché non mi ricordo se Andrea mi chiese a me Ad Antonio. per il fatto di partecipare alle gare master. Allora Sì, era che si venuta... stava allenando prima. Esatto, perché insomma Antonio, grande professionista che si allena sempre in maniera ancora nonostante abbia smesso, è venuta fuori questa battuta e noi, tra di noi tre c'è stata un'espressione perché noi tempo fa ci siamo fatti una promessa di non partecipare alle gare master e questo forse Ah, ecco. è stato preso magari come, non dico offesa, però magari sembrava che ne parlassimo male. Invece era una cosa tra di noi che abbiamo detto, raga, cioè, una volta attaccato al chiodo per noi è Vabbè, finita. è come dire gli agonisti diventeranno degli arbitri.
Sì, no? Ecco, sai, noi arriviamo talmente a un fine percorso che quasi c'hai veramente l'urto di non voler più mettere il judogi addosso per i fini agonistici. E quindi era venuta fuori questa cosa che alla fine poi si è chiarita dicendo, cioè, al di là del livello che sia alto, forse io ho detto che dopo ho aggiunto che siete magari ancora poco aiutati invece per fare questo, e volevo sapere da te, insomma, quali sono le difficoltà maggiori a livello organizzativo o quanto siete lasciati soli ancora o comunque poco presi in considerazione, non solo la federazione o comunque magari anche a livello di sponsorizzazione o di aiuti Capisco di vario tipo. bene la domanda ed è pertinentissima. E chiaramente il mondo master è un po' quello che ad oggi io definisco continuamente è la continuazione, cioè quello che non smette di essere, quello che non smette di avere Massimo, quell'energia. c'è in chiamata c'è un tuo atleta master. C'è un Chi atleta sarebbe? master, c'è. Chi sarebbe? Paolo, che ha ricominciato a Ah. fare gli allenamenti master dopo l'operazione all'anca, vero Paolo? Sì, l'ha detto bene. Bravo. Beh, Devi diciamo partire che la scheggia, come diceva. con Paolo non è nato solamente l'aspetto da agonista e via. Stiamo conducendo una direzione tecnica combinata, molto affiatati, e quindi purtroppo nell'ambito ufficiale lui non può essere così denominato mio collaboratore e io suo collaboratore, ma noi stiamo lavorando già insieme intensamente, tentando anche di modificare un po' gli aspetti delle origini dei master. Comunque sia, tutto nasce sulla continuità e la voglia di esprimersi ancora sul tatami. Come dicevo all'inizio, quando abbiamo fatto l'anteprima con Massimiliano, Paolo e Andrea, cioè il bisogno di sentire sotto i nostri piedi il tatami in tutte le loro condizioni, da insegnanti, da allenatori, da anche vecchi praticanti di randori in palestra, insomma, chiamiamoci così. Così diventa più semplice perché questa nomina master quasi quasi, come dice Paolo, sembra ridicola. Cioè, stiamo continuando la nostra passione, stiamo continuando l'idea che il judo comunque sia ha solamente un limite, cioè quando devi finire di praticarlo è perché sei morto, cioè secondo me la vedo così. Per cui tutte le identificazioni che poi legano il bacino delle potenzialità del judo ben vengano sviluppate. Perché facciamo parte sempre di questo interessante mondo che distribuisce energie, rilascia, concede, e mette tutti in condizioni comunque sia di vivere questa esperienza, lo stato emotivo, la brezza della gara, il tirare di nuovo il peso, cioè non è cambiato niente. È chiaro come nelle vostre più regolate abitudine agonistica ad alto profilo nazionale fino alle Olimpiadi, chiaramente come è stato appunto per Paolo Bianchessi, vi hanno anche un po' logorato la voglia di tenere il judo addosso e studiare ancora, farsi randori per preparare magari una gara, no? Però in questo punto la diversità è l'atmosfera, cioè è quello che veramente scegliamo di fare, no? Per continuare. E quindi nel nostro percorso c'è solo una grossa passione e che continuiamo così ad abbeverarci grazie a una continuazione anche all'agonismo che ci dà comunque sia gli appuntamenti, i macrocicli di allenamento, la dieta e ci rende in parte un po' più su di giri di quanto i 57enni, 58enni come me, i 60enni come Paolo invece in realtà a volte mettono i remi in barca e fanno gli osservatori. Il judo non si può smettere, il judo va praticato e finché possiamo farlo bene, alla fine ci divertiamo e questo è tutto qua. Ma quindi vabbè, potrei passare anche se Massimiliano voleva aggiungere qualcosa, perché Massimiliano tu te ne occupi o non lo ti, o nel senso non lavori con nessun master o comunque non, cioè, non fai parte di questo mondo, ne fai parte in parte, cioè io non lo so, ti chiedo No, comunque per. ne ha fatto parte di una Sì, squadra ma. che ha fatto la Praga per un europeo, ha fatto pure No, molto aspetta, mi bene. manca. Massimo Pascal ha fatto una gara No, master. assolutamente.
Vabbè, ma Massimiliano Andrea, Pascal. che faccio la domanda giusta? Eh no, per capire nel No, non senso, sapevo. allora Sì. Massimo mi ha dato diciamo l'informazione giusta. Primo, sapere perché ne ha fatta una e poi non l'ha fatta più. E poi sapere se comunque lavora, ha interesse di portare avanti o comunque di aiutare questo gruppo di persone a fare questo determinato percorso, o se magari ha preferito dedicarsi solo ancora alla fascia giovanile agonistica. Ma diciamo tutto è iniziato perché con Massimo, a parte c'era questa amicizia che dura da anni praticamente, io lo conosco da quando avevo, penso, non so, 5 anni, 6 anni. Eri piccolo, un bambino. Sì, assolutamente. Non mi ricordo come sono entrato, diciamo, a far parte, diciamo, di questa cordata per andare a fare Tessera. questa gara a Praga. Comunque, sì, comunque mi andavo a allenare da Massimo quel periodo, il martedì e il giovedì. E mi propose di fare questa gara a Praga, mi rimasi affascinato, mi ha coinvolto. Poi Massimo è molto bravo a coinvolgere le persone, no, in senso positivo chiaramente. E fu una bella esperienza, fu una bella esperienza perché comunque vissuta come ripeto, come una gita, una gara, è stata un'ottima esperienza. Al di là del risultato, insomma, Che non è andato rimasi molto, male, molto. eh? Hai No, fatto il quinto posto, ottimo, però. mancava proprio la medaglia, ci è mancato un altro. Quindi alla fine, Sì. Andrea, la domanda è stata pertinente per tutte e tre, perché alla fine, bene o male, avete gravitato, vabbè, Massimo ovviamente ancora all'interno, ma quindi la domanda per tutti e tre, che poi io posso anche chiudere, la domanda più nello specifico, visto che avete fatto parte o ne fate parte ancora del mondo master, no? Beh, Paolo ovviamente ha anche la sua attività principale, quella di portare avanti una sezione sportiva come le Fiamme Gialle, la sezione judo, quindi insomma voglio dire, una cosa già importante. Però secondo voi, praticamente, quali sarebbero, cioè, per portare avanti questa cosa, sono tutte, mi sembrano tante iniziative personali lasciate un pochino individualmente. Voi tentate di All'iniziativa fare, personale. esatto, voi tentate di fare il possibile di creare i punti anche regionali. Non voglio andare per forza a toccare le cose, ma secondo voi, per fare meglio, cosa si potrebbe fare, insomma, cosa si dovrebbe fare per non perdere, come dite voi, la voglia di praticare questo sport fino a età avanzata? Diciamo che in questo io, calcolate che sono al quarto quadriennio che mi occupo dei master. Ho fatto altri precedenti 5 quadrienni da allenatore agonistico, dove poi con Andrea siamo stati insieme, fianco a fianco, nelle sue prime armi da allenatore per la regionale. Io Da 15 anni fa, sì. presentai lui al maestro Tommasi, mi beccai anche un bel cazziatone quella volta, perché mi dissero: ma come ti permetti di dirci chi proporre a fare collaborazione con il mondo agonistico? Ho detto, beh, io ho preso un ragazzo che sicuramente ha fatto una grande strada, ha fatto anche una grande fatica per arrivare al punto dove è arrivato, è stato campione italiano, insomma, tante note importanti, era un nazionale e io poi lo stimavo. Non c'è stata, diciamo, una grossa amicizia di fondo, no, Andrea? Però c'è stata sempre una bella stima, perché Rispetto. lui, ecco, quello poi modalità di vedere, valutare le cose nella vita, le questioni di tatami. Questo è bello anche perché il mondo deve variare. Per questo è uno sport così situazionale, no? Quindi le situazioni cambiano, i punti di vista cambiano, e poi ognuno di noi ha fatto la propria esperienza, chiaramente. Quindi, dopo che mi sono fatto parecchi anni come allenatore degli agonisti all'Acqua Cedosa, sono passato per un incarico che mi hanno consegnato. Io sono stato un tecnico dimissionario, immaginate che vuol dire essere un tecnico dimissionario della federazione. È una cosa che nessuno ancora mi ha risposto. Sto ancora in attesa di aspettare che mi risponda alle lettere provinciale, regionale e nazionale. Ok, questo è successo nel 2000, quindi immaginate un po', qualche anno fa. Vabbè, ma a parte questo, poi abbiamo risalito la china e ci stiamo divertendo ancora col giro. I problemi sono tanti, economici sicuramente. Ma io ho sempre detto questo anche perché capisco bene il punto di vista agonistico, cioè l'area giovanile ha una priorità assoluta, perché se non ci fosse un'area giovanile non ci sarebbe, scusate, un proseguimento dell'agonismo.
quindi se non c'è un proseguimento dell'agonismo non ci neanche i master esisterebbero. Okay. Certo. Quindi vedete bene che questo è tutto un processo, una scala, quello che dicevo, cioè è la continuità di questa grande passione, perché poi alla fine al di fuori di noi che siamo dei semi professionisti come tecnici, conduciamo delle società sportive e gestiamo anche per quanto vi riguarda ruoli importanti nelle forze armate sportive, quindi alla fine insomma le cose che ci interessano devono essere un po' sempre legate allo spunto della nostra conquista, no? Quindi siamo abituati un po' così in Italia, capite bene che la meritocrazia non è per tanti, anzi diciamo che lo spazio è limitatissimo, come avete parlato di Paolo e del suo processo per arrivare a dove è arrivato meritatamente forse 15, 18, 20 anni fa già meritava questo, magari con una freschezza e una brillantezza diversa, ma Paolo ancora ha la sua mantenuta brillantezza, quindi farà bene come già ha iniziato bene il suo lavoro. Quindi di fronte a questo ce la mettiamo tutta nel mare di complessità, ma anche il judo in generale a livello diciamo sostentamento economico è maltrattato e bistrattato, perché veramente il judo è una meraviglia, cioè io vengo dall'esperienza, sono anche un tecnico del CIP, mi sono occupato di non vedenti, nazionale non vedenti, insomma le esperienze sono state tante, ok? E quello che vedo è il problema relativo e funzionale al miglioramento del nostro sport è proprio la mancanza di un sostentamento economico serio, doveroso. Certo, non siamo la Francia, che alle spalle abbiamo appunto il Clédit de Lyon, questo è chiaro. Però insomma, pretenderemo anche un po' più di rispetto, perché siamo una delle nazionali che spesso e volentieri ha portato un gran bagaglio di medaglie dalle Olimpiadi, no? Ricordiamoci bene il periodo di Elena Scapin, Maddaloni, Giovinazzo, ok, Pierantozzi, Fabio Basile a seguire, il tuo quinto posto Paolo in Grecia, insomma. Sai che io, come dicono, andar vicino conta solo a bocce, quindi niente. Ma andar vicino, ragazzi, però Paolo, andar vicino, sai che c'è, che andar vicino per uno come me sarebbe un sogno, capisci? No? Vabbè, sì, no, diciamo che quindi, me la so giocata. Ecco, questo è l'esempio, cioè ti abbiamo tifato tutti finché sei arrivato alla finale terzo e quinto, insomma, come è successo anche con Luigi Guido, insomma, cioè con tanti altri, con Ciano. Beh, c'è un bel club delle medaglie di legno. Ecco, appunto, con Elio Verde, però sono sempre immagini veramente potenti che hanno il loro carico di valore e che hanno portato un grosso supporto al judo italiano, no? E anche non solo italiano, anche europeo, perché ci rappresentiamo anche come una nazione europea. Quindi, quindi cioè, per dire, Paolo o Massimiliano, è anche come diceva Massimo prima, che la Francia, diciamo, ha questa fortuna, o non lo so, questa organizzazione che ha avuto sempre il Ministero dello Sport alle spalle, che ha saputo supportare sempre, cioè supporta anche gli atleti che non hanno la fortuna di entrare in un gruppo sportivo militare, quindi di auto finanziarsi esattamente. E questa cosa è una cosa che penso che ormai non si possa più fare, cioè proprio culturalmente siamo sempre stati lontani da questa cosa, ma oltre a questo qua loro sono più bravi anche noi, cioè di noi anche per la pubblicizzazione, la sponsorizzazione, perché voglio dire non hanno tantissimi abitanti più dell'Italia, però penso che hanno due o tre volte la quantità di persone che praticano sia nel judo ma anche nel karate. Se non erro cinque volte. Quindi sono dati incredibili. Quindi Paolo, secondo te la problematica sta da tutte le parti o c'è un punto specifico, un errore? Io ritengo che la problematica più grande sia la mancanza della conoscenza da parte degli italiani del concetto dello sport. Cioè, l'italiano considera lo sport come uno svago. Un qualcosa, diciamo, gli sport minori, quando ho un po' di tempo, mi ci dedico. Tappabuchi. Esatto. Sì. In Francia no, in Francia tengono in grande considerazione l'aspetto. Come? Vabbè, non ci limitiamo a dire della Francia, come vabbè, potrebbe diciamo, diciamo, l'ex-Unione Sovietica. Però la Francia, io per esempio, io sono sempre stato un po' anti-francese, perché hanno un po' la puzza sotto il naso, se danno un po' di aria, non so quante gare, non so Paolo, quanti combattimenti hai fatto contro i francesi, cioè, compreso l'ultimo, sempre quello peggio. Stai a,
intorno, che loro sono i superuomini, tu sei un poveraccio. Cioè, sempre stati così. Vabbè, come sì, sono molto nazionalisti, gogliardi, ci sono ma molto. Devo ammettere che nello sport eccellono in tutti i campi. Cioè, non c'è Sì. lo sport loro, dove loro dicono: ok, noi siamo bravi in questo e basta. No, no, loro sono bravi in tutto. Se tu li vedi, Perché loro sono molto più organizzati, sono riescono ad molto più avere, ma organizzati. questo Posso dire una cambiamento. cosa che fa chiarezza su questo aspetto? Prego. Allora, immaginate che in Francia fare il corso da allenatore ha un costo di media di 20.000 euro. I 20.000 euro ti permettono anche di fare un'esperienza di 8 giorni in Giappone, ok? Al Kodokan. Quando ci sarà il giorno dell'esame, pesi i 20.000 euro, ci sono allenatori che vengono bocciati e non riconosciuti idonei all'insegnamento del judo. Capite? Quindi Ma tu dici che questo è il nonostante valore, il questo è grandissimo il investimento che valore. tu sei costretto a fare, cioè non è che dici danno una formazione tanto per, la Bravo, danno te la devi grazie. pagare e strameritare. Certo, quello che ha scritto prima Aldo, che gli ho insegnato a studiare. Se noi non studiamo e non capiamo qual è la materia di cui ci occupiamo in tutti i suoi angoli, in tutti i suoi versi, cioè difficilmente riusciremo a percepire quella sensibilità, quel tatto, quella certezza, quella professionalità che poi alla fine ci porta ad incrementare crescita e distribuirla un po' su tutti. Ecco, se io insegno a te una buona cosa perché ne ho fatto presa di questo lavoro, alla fine ti trasferirò un'esperienza che ti completa, che in parte almeno ti darà delle ottime basi. Oggi c'è gente che fa i corsi e viene dalla scuola di musica. Infatti i famosi francesi master sono un numero 10 volte più superiore, che è superiore a noi, cioè una cosa inimmaginabile. Cioè, Allora, nel senso che le palestre dove si pratica judo sì. in Francia sono frequentate da numerosissimi master, cioè fanno allenamento anche con i giovani, non è che se ne allenano solo tra di loro. Allora, Cioè, proprio giovedì sera noi abbiamo avuto una parte della nazionale francese master ad allenarsi con me, capito? Quindi io faccio allenamenti individuali in casa, chi lavora nei piccoli spazi di palestra, box, queste cose qua. Quindi l'altra sera io avevo una parte della nazionale di judo master, però questo Specifica Massimo diciamo col computer, non in online, presenza, allenamento online. online, individuale appunto ho detto, quindi allenamento online, chiaramente niente dentro una struttura che regoli di aggregazione, assemblamento chiaramente. Quindi in questo senso anche loro hanno la capacità di avvicinarsi a delle cose nuove, esponendosi solo perché magari hanno sentito che il fenomeno judo si sta sviluppando anche tramite lavoro online, allenamenti dove un tecnico dirige una squadra e tutta la squadra segue il percorso circuito di allenamenti che bene o male scimmiotta, simula quello che è la possibilità di fare judo con Se un questo programma praticamente didattico. dici che comunque anche i numeri che hanno maggiori, e comunque anche la prosecuzione della carriera, anche qui master parte da una formazione di base, da una sponsorizzazione degli sport in generale, che parte dalla scuola, comunque dall'inizio proprio. Poi uno Fondamentale. sceglie il proprio indirizzo. Però in questo qua penso che Fondamentale. il ministero avrà delle persone incaricate di promuovere l'attività sportiva, non tanto come una cosa, come diceva prima, un po' se ti va, va, cioè quasi. Fa parte della tua vita, del È tuo un percorso percorso di vita. formativo, un percorso formativo. Esatto, è come se fosse una materia di studio Certo. e questa cosa te la porti dentro e quando sei più grande tu ami lo sport perché non perché fai solo calcio come avviene da noi che siamo tutti calciofili perché ci piace solo il calcio. No, no, a loro piace tutto. Io non lo scorderò mai che nel 97 quando insomma, qualche anno fa andammo a fare i mondiali dove Monti arrivò terzo, Parigi, Parigi Parigi, 97. esatto, al Bercy, era
stracolmo di gente che spingeva pure da fuori, no, e io non ci potevo credere, non potevo credere a Ma Paolo, Paolo, questa, pensa, tu pensa che il torneo di Parigi ogni anno fa sold out di biglietti al Bercy, sì, perché sì. Prima era all'altro palazzo, al De Coubertin, sì, sì, poi è stato portato. Ma quando tu vedi che i giornali quotidiani tipo l'Equipe o insomma quelli molto simili ai nostri Corrieri della Sera, Le Parisienne, sì, voglio dire, pubblicano per 4 giorni al mondiale in prima pagina gli atleti che fanno il judo, tu capisci che quella è un'altra nazione, perché certo. Una cosa del genere non può succedere mai in Italia. Cioè tu puoi fare tutto il mondiale vuoi, diciamo, in Italia non ti fanno manco un piccolo articolo in prima pagina. Paolo, diciamo, però non trattiamo male l'Italia, perché noi ci abbiamo avuto per tanti anni un settore molto interessante e abbiamo avuto anche il trofeo di Sassari, il Guido Sieri, un trofeo molto interessante. Sì, cioè, ma quello era molto era locale, questo, è sì, ma questo è un problema, cioè, fammelo passare il termine, politico-economico, perché sai bene cosa sono successe le storie del Guido Sieri e sai bene quello che è successo nelle storie del settore. Sì, cioè, una volta però, che qualcuno mette un piede... Corriere Sportivo ti pubblica su in prima pagina una gara che fai a Sassari in Sardegna, cioè... No, come no, l'hanno pubblicato, noi siamo andati in diretta, io mi ricordo in diretta commentati da Felice Mariani, io combattevo, Bergantino combatteva, altri ragazzi, Paolo Di Stefano combatteva, diciamo ragazzi, che fu un'eccezione, che è confermare ora. Sì, ma comunque era stato un investimento dei singoli, di chi organizzava, certo. Fatto molto bene anche il maestro Crocieri quando faceva il Trettori, ci venne a combattere su Zuffi, venne gente, esatto, importante, era sempre qualcosa di, come dire, di iniziativa personale, cioè, personale. Iniziativa personale. Io penso che questo è lo spirito che forse deve apprezzare più il nostro sito che ci contiene, cioè, perché dire federazione mette paura. Ok, chiamalo come vuoi, sito. Sì. Infatti io da bravo mediatore non mi sono mai voluto occupare di politica nel mondo sportivo, mi sono sempre occupato di politica nel mio territorio, però, ok, certo. Quindi nel mio municipio mi occupo di tanti aspetti. Ottavo municipio. Grazie alla forza dello sport e grazie maggiormente al judo, ok? Cioè io sono operatore sportivo nel carcere minorile, quindi dall'87, non da oggi. Mi sono occupato di prostituzione, recupero della prostituzione, mi sono occupato di tossicodipendenza, che ero un abile collaboratore di Villa Maraini, insomma, mi sono fatto un po' le ossa con questo sport, immaginate, col judo, ragazzi. Io avevo un tatami all'interno del carcere minorile, Casan dei Marmi, dove ho insegnato ai minori a fare il judo. Cioè, capite qual è la nostra potenza? Ecco, questo è lo spunto che massimalmente nessuno nota, perché le individuazioni, il valore aggiunto, Massimo, scusate, bravissimo, ecco, le eccellenze non è che fanno solo esclusivamente perché il nome è Douillet oppure il nome è Girolamo Giovinazzo, perché per esempio Girolamo Giovinazzo, secondo voi, se veniva sostenuto in un altro modo nel suo momento massimo, cioè sostenuto da qualcuno che aveva il concetto di dire abbiamo un campione che non ha nessuno al mondo, ed è vero, perché vedere muoversi Girolamo Giovinazzo ancora oggi ti lascia veramente estasiato. No, io Massimo, questo argomento, tra l'altro, quindi, visto che siamo qua, l'ho già affrontato con Andrea, e io solamente ho sollevato nel mio piccolo una piccola polemica che qualcuno può aver condiviso, qualcuno no, non era tanto una politica, no, era uno spunto di riflessione che non c'è mai stato, perché come dicevi tu, ci sono delle eccellenze che dopo anni di combattimenti, di sacrifici, di quant'altro, tu dici, si muovono sul tatami in un certo modo, aiutati, formati e indirizzati nel modo giusto, la potrebbero guida, dare ancora guida, tanto, esatto, e invece casualmente spariscono e non si vedono più, ed è un peccato, è un grosso peccato. E qui mi fermo. Ed è una volontà, che è una volontà, no? Cioè, magari c'è quel qualcuno che in quel momento è meglio che gli faccia cambiare strada invece di allineargli la strada e fargliela trovare pulita e sgombera. Ecco, io mi sono occupato, scusatemi, di Girolamo Giovinazzo, proprio
negli anni in cui era l'acqua acidosa, e lui teneva in mano la parte giovanile della finanza, vi ricordate? Okay. Sì, sì. È passato okay. Un po' di anni però. Parecchi anni. C'era il Neretto, Bubba, c'era Marco, c'era il figlio di Mariani. Qualche ragazzo c'era. Sì. Grazie, parliamo credo 2002, 2001. E li ricordo tutti perché poi ho visto crescere io. Cioè, magari io avevo i capelli lunghi, non c'avevo così. Sempre uguale. E quindi alla fine insomma quello che è successo in quel momento è che qualcuno con l'intelligenza e la perspicacia di capire che il valore che avevamo a portata di mano era enorme ed era un valore tecnico e anche di un personaggio che non poteva finire come è finito. Scusate, no? No, non ha fatto la brutta fine, c'è un grande club. Ma quello che dice Massimo era perché limitare le conoscenze a un club quando poteva condividere con più altre persone, con tutta la nazionale, con tutti, con quello che anche non in pianta stabile, però voglio dire saltuariamente farlo coinvolgere, comunque è un carattere particolare sicuramente. Io portai Mariani e portai Giovinazzo in un si ricorda bene Massimiliano, noi facevamo un raduno nazionale della WISP, ti ricordi Andrea la WISP? C'era la WISP. Quindi io vengo dal mondo WISP perché mio papà è stato presidente regionale per tantissimi anni, affiancato sempre dalla vicepresidenza di Giuliano Pascale o direzione tecnica per quanto riguarda la presidenza. Quindi papà e suo papà hanno fatto veramente quello che si fa con passione e quelli andavano a tirare i tatami montando pezzi per pezzi, gare per gare ogni sabato e domenica. Andavano a rimediare i soldi per le medaglie, ragazzi, ok? Il papà di Massimiliano ci dava le indicazioni, andiamo a chiedere al comune. Sponsor. Lo facevano con una carica che poi oggi forse grazie a loro io e lui ci siamo trovati sul percorso giusto. Un po' di strada battuta. E quindi vedete che non è complicato. Poi campioni, non campioni, noi stiamo usando uno strumento che è meraviglioso. Che ci accomuna in qualsiasi caso, cioè è chiaro che io non posso menare Paolo perché però a calcio e cazzotti sì. Però ecco con quelli con gli occhiali non li picco, io non picchio quelli con gli occhiali. Quindi capite bene che cosa può succedere in questo momento, quindi alla fine è quello che voglio dire, la giusta strada, un percorso per chi è nelle dovute sfere di responsabilità e di direzioni che deve prendere appunto per l'appunto un quadro. Sì, è come tu fai conto, Massimo, che la difficoltà, che io ti parlo sul personale, ma voglio dire, è sempre stata una grossa difficoltà allenarsi per i pesi massimi, no? E quindi anche lì, io mi ricordo, ne ho sempre parlato con Gigi, abbiamo sempre tentato di proporre anche Coppino, non c'è mai stato un reale progetto per sostenere un peso massimo, i pesi massimi, i 100 kg, la fascia già non ce ne sono molti, e quindi anche lì non riesci mai a coltivare a creare un progetto per aiutare i pesi massimi. Con Dennis tanti anni fa la Russia avevano sicuramente altre disponibilità, organizzavano degli stage in Russia e mi ricordo che Vittoriano ci mandò là 20 giorni, un mese, non mi ricordo, e loro avevano fatto uno stage, un allenamento solo per pesi massimi e 100 kg. Quanti erano? Pagavano il biglietto e l'alloggio, facevano venire tutti, ovviamente loro li facevano venire per far allenare Mikhailin, Tmenov, sta gente qua, ovviamente tu ti trovavi in un contesto con 100 pesi massimi sulla materassina e tu capisci che mattina e pomeriggio per un mese. Anche lì ovviamente non abbiamo le stesse disponibilità, però è peccato perdere in certe categorie, storicamente siamo un po' latenti, perdiamo qualcosa perché non riusciamo a creare dei progetti per curare queste categorie che sono più deboli dal punto di vista hanno esigenze differenti, capito? E quindi anche questa è stata una grossa mancanza e c'è tuttora, secondo me.
Mi stacco un secondo perché devo mettere la presa al computer. Okay. Prego. Quindi ho toccato quest'altro tasto qua che era per i pesi massimi, no, però dico il... purtroppo abbiamo vissuto, viviamo questo tipo di problematiche che secondo me si potrebbero risolvere con un impiego modesto di denaro, perché voglio dire, creare dei gruppi di lavoro facendo convergere tutti in un posto i 100 kg, i pesi massimi italiani per, voglio dire, lavorare insieme magari una volta, cioè so, 3-4 giorni al mese, insomma si potrebbe trovare una strategia per non perdere la categoria. Mi viene da ridere, scusami Paolo, non per mancanza di rispetto. Ma... per la domanda, te pare. No, no, la battuta. Esatto, come il WWF, no, ma Gigi lo sa, perché questo problema, Gigi ha presentato, voglio dire, mi ricordo che insieme, nel senso ne abbiamo parlato, lui è più bravo a scrivere ovviamente, ha presentato lui una bozza, una relazione fatta bene con tutte delle valide opzioni per poter aiutare a non perdere questa categoria. Cioè non aspettiamoci che ogni tanto nasca tizio che possa in qualche modo fare determinati risultati, perché all'estero sicuramente si muovono molto meglio per salvaguardare queste specie, come dice Gigi, insomma. Questa categoria protetta. E quindi niente, no, poi dimmi Paolo, dimmi. È un problema grosso quello dei pesi massimi, perché effettivamente noi non abbiamo mai avuto un numero tale da poterci permettere di far fare degli allenamenti ai pesi massimi. Mirati, allenamenti mirati. E anche i 100 kg, tra l'altro, perché non è che... Diciamo le categorie... Certo, i pesi... Noi, abbiamo sempre sofferto in quelle categorie. Sì, è vero. Ma questo è il problema. Non sono i centri sportivi con questi allenamenti che si fanno in giro per l'Europa, soprattutto per l'Europa. Sì, come dicevamo prima, sono sempre iniziative o che hanno propone l'IJF, però non c'è mai stato, sai, anche magari una direzione tecnica affidata a una persona specifica, dove dire ti devi occupare comunque di gestire questi pesi massimi, le 78 più 78 e 100 più 100, e quindi riuscire a unirli in qualche modo, ovviamente investendo per fargli almeno magnare e dormire, cioè, voglio dire. Come si dice, bisogna fare un investimento a fondo perduto. Sì, chiaro, però, che oggi non c'hai elementi su cui puntare, quindi è a fondo perduto, però è vero che una volta che si è intrapresa quella strada e si è cominciato a fare questo tipo di discorso, i risultati, quando cominceranno ad arrivare, saranno risultati che verranno mantenuti nel tempo. È la stessa storia di promuovere la cosiddetta lo studio e la ricerca. Dico, noi studio e ricerca in Italia non l'abbiamo mai fatto, come non abbiamo mai fatto crescere i dirigenti sportivi. Noi abbiamo pochissimi dirigenti sportivi, noi non abbiamo fatto scuola di dirigenza sportiva, abbiamo fatto la scuola dei tecnici, degli allenatori, ma della dirigenza sportiva no. Parecchi l'hanno fatta sul campo con le esperienze di dirigenti. Sì, ma che ci siano poi soggetti bravi, preparati, non lo dico, ma non abbiamo fatto mai scuola. La formazione, cosiddetta formazione, non l'abbiamo mai fatta. La fecero 30 anni fa con i maestri dello sport, ma durò pochissimo. Però diciamo uno di Romanacci era uno dei maestri dello sport, no? Massimiliano, tu che ci dici di questa cosa? Ma mi sembra adesso l'IGF fa qualcosa per... Sì, io l'ho fatto il corso con Andrea l'altro anno e non lo rifarò mai più, tra l'altro. Perché l'ha fatto la settimana prima, perché la settimana dopo l'abbiamo fatto io e Massimiliano. Sì, perché ci hanno fatto. Io parlo quello da dirigente sportivo. Mi penso che lo facciano, sì, perché mi pare che Gigi l'ha fatto. Gigi ha fatto l'ultimo livello di che ti dà. È come se fosse, tra virgolette, un master di gestione. Sì. Penso per la gestione. Sì, io ho fatto il primo livello di manager. Management, una roba del genere. Sì, Gigi, credo che sia al secondo livello, sì.
Sì, però vedi, qualcuno non lo sa neanche ed è un peccato, come dice Paolo, non poter prendere questi percorsi per istruirsi al meglio, per poi gestire, imparare a gestire gruppi, imparare a gestire tutte queste sezioni di atleti o anche di insegnanti che poi vanno a gestire gli atleti. Cioè la Sai figura che che sta di sopra sì. non c'è. Sai che c'è Paolo? Che purtroppo noi continuiamo ad avere una grande immagine di quello che è il judo mondiale, ma continuiamo in Italia a comportarci come se fosse ancora uno sport di nicchia, cioè come se il fenomeno che magari in quello che abbiamo visto in questi anni, cioè fatemi passare il termine, fra cadetti e juniores, no? Dove abbiamo fatto un lavoro, se non mi sbaglio, Andrea, tu sei anche più vicino, anche Massimiliano è più vicino a queste categorie, dove avete fatto un po' tutti un lavoro, specialmente nel Lazio, di gran bene, insomma. Cioè, io di questo ne sono contento, anche perché voi sarete i successori di alcune aree storiche dei tecnici del Lazio, e quindi sarete anche quelli che continueranno magari a migliorare un po' la percezione che per lavorare bisogna darci dentro, bisogna stare sempre con lo zaino sulle spalle, prendere, partire, portare i ragazzi, raduni, ritiri, cioè la scelta di fare l'agonismo purtroppo non è che può essere relegata solo ed esclusivamente faccio agonismo. Qual è il termine faccio agonismo? Cioè c'è agonismo e agonismo, cioè quello che ci gonfia la bocca di notorietà e fatti, e quello che invece ci mette a dura prova tutti i giorni, perché dobbiamo sbrigarci arrivare in palestra perché c'è sta ragazzino che deve fare un po' di preparazione in un certo modo, perché hai promesso a quell'altro ragazzo che gli facevi tirare archiletto prima della settimana. Cioè è tutto questo aggiunto alle lezioni, alla programmazione, al lavoro, alle trasferte, a chiamare la segretaria, a dire prendi i treni, prendi gli alberghi, partiamo, i soldi. Cioè, vi rendete conto che cosa facciamo noi? Cioè, Ce ne stiamo rendendo conto io, adesso, perché in questi ecco, 2 mesi e mezzo appunto, di attività. assolutamente, vorrei un Ecco, attimo lasciare, scusa, ma sul prego. discorso magari dei francesi, no? Che magari ci sono i maestri di judo francesi che fanno solo i maestri di judo, non fanno magari, Certo. io lavoro, faccio un altro tipo, faccio un altro mestiere che mi impegna fino alle 5 del pomeriggio, alle 6. Però mentre faccio il mio lavoro, penso che devo fare l'iscrizione alla gara perché non c'ho la Bravo, segretaria, devo perfetto. far fare, come dicevi tu, il calo peso al ragazzo mio che c'è la gara tra 2 settimane, mi devo ricordare di quello, mi devo ricordare di quell'altro, perché poi noi facciamo i maestri di judo, ma non facciamo solo i maestri di judo, facciamo il maestro di Più judo. capite, meno Covid, E Antonio, prosecco, Antonio prosecco. insiste, perché Massimiliano lavoro lavora in Cavit, io lavoro in Cavite, ecco. lavoro, capito? Ecco perché Antonio insiste questa cosa. Porta sta casa, Natale porta sta casa, so che Dai, Antonio, lo Natale è sente che vicino, insiste. Natale è vicino, Natale è vicino, ormai Natale è E a vicino. volte, ecco lì dov'è la differenza, perché magari noi non siamo strutturati, cioè una società come la mia, una società medio-piccola, non è una società Certo. professionistica, c'ha solo a me e collaboratori tecnici, non c'ha il preparatore atletico, non c'ha il nutrizionista, non c'ha. E a volte noi ci sostituiamo a loro, noi ci sostituiamo al preparatore atletico, ci sostituiamo al nutrizionista, sbagliando magari, no? Allo psicologo, perché alla fine il messaggio è anche psicologo, aiuta questi ragazzi su tanti aspetti. E quindi magari rispetto ad altre nazioni, secondo me, un pochino pecchiamo. Questo non è, allora, questo non è sentirsi Paolo, comunque sia. scusami Massimo, Paolo, dici tu, Prego. prima che Valentina ti mena, dici tu quando devi No, rientrare io a casa. stavo scordando, Valentina dorme, tra un po' mi mena, ma non importa. No, anche perché c'avevo dopo un'altra domanda per Paolo, ma vale sempre per tutti, però per lui è un po' più una Ok, poi dopo curiosità. fai. Sì, Beh, vai, vai, vai. scusami Massimo, vai. Sì, quindi dicevo, non è che noi siamo di serie B, ragazzi, cioè noi purtroppo non abbiamo una struttura che vediamo tutti i giorni lì pronta, schematica, con gli organigrammi, le sue belle direttive, i suoi uffici, i suoi bei impianti sportivi, le sue strutture. Cioè, noi, a noi non manca niente, è che siamo un po' impastati da tenere a galla e far vivere alcune persone e mantenere poi invece dall'altra parte una linea vera e propria con le dinamiche
di un'attività che si svolge nel pieno mondo del senso sportivo. Ecco, noi siamo dei veri sportivi, Massimiliano, capisci? Cioè il vero sportivo è legato al tema più vicino allo sport che ha praticato da sempre e che ha tirato fuori poi una certa cultura da questo. Cioè le limitazioni sono spesso fattori che legano un po' l'ignoranza all'incapacità di saper gestire. Quindi no un'ignoranza perché non c'hai cultura. E perché non no, no, assolutamente, ecco. Assolutamente, no, 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 non è quello, però diciamo che l'80%, facciamo così, il 90% dei tecnici del Lazio non fanno solo i tecnici di judo, fanno prima un altro mestiere e poi, quindi si dedicano l'80% al primo mestiere e poi dopo il restante, magari, no, il ritaglio di tempo, le 3 ore pomeridiane... si dedica, diciamo che io questo l'ho abbandonato nel 93, ci ho avuto un grosso coraggio, ho detto da oggi in poi voglio fare un'altra cosa, voglio fare un progetto, ok, quindi dall'89, però dal 93 ho abbandonato, sono uscito, io lavoravo come dipendente alla SIP, immaginate, oggi è la Telecom, quindi stavo nella produzione e prospetti sui radiotelefoni, quindi parliamo dei primi cellulari. Ma che praticamente hai conosciuto Meucci, quello che mette il telefono, lavoravi con lui praticamente, sì, gli anni erano quelli, insomma. Sì, sicuramente, quindi i Bosch pesavano quasi un chilo, quindi alla fine i radiomobili erano una cosa mostruosa. E quindi questo aspetto qua è un po' così, il sentirsi anche dentro qual è la tua vera strada, no? Cioè non percorrerla a metà, individuare un po' il canale dove senti dentro quello spirito, rischiando anche certe, in un certo senso, certe tue cose nella vita. Quindi un po' il rischiare, un po' il sentirti professionista, alla fine ti aiuta ad andare avanti con organizzazione, ma che è prettamente, appunto prettamente, fatemi passare il termine, individuale, forse perché veniamo da uno sport individuale, quindi ce la sappiamo cavare sempre da soli, no? Massimo, okay. prima che Paolo faccia l'ultima domanda, metto una sesta persona in diretta. Okay. La posso presentare io? Presentala tu. Paolo, scusa un attimo perché abbiamo questa persona che poi veramente deve essere messa a letto dalla badante, capito? Allora questa è innanzitutto è un amico per me che conosco da tanti tanti anni, ma soprattutto, oltre che un amico, è penso sia uno dei primi allievi di Massimo Lucidi, praticamente è stato un ottimo atleta e oltre ad essere un mio caro amico, un ottimo atleta, al momento è anche un mio collaboratore in palestra. Grande maratoneta, grande persona, ripeto, Francesco Bergantino, che ci vuole salutare. Ciao a tutti. Ecco. Ciao Francesco. È arrivato. È trasferito al nord adesso. No. Sta sempre al nord, io lo so, Francesco, che sta al nord. A Roma Nord. Da Roma Sud a Roma Nord. Ok. Allora, Francesco penso che posso presentarlo perché in questo mi sento in dovere per tanti motivi. Abbiamo avuto un incontro in questi giorni veramente, come dire, come due fratelli che non si erano in parte capiti e poi di punto in bianco è uscita la riflessione e l'amore. Diciamo che in questi giorni c'è stato un incontro da congiunti. Sì, giustamente, però ci siamo cercati per altri motivi e questo grazie sempre al judo, perché è una passione enorme e quindi aggiusta e dà le giuste riflessioni per poter valutare insieme che la vita è una sola e ce la dobbiamo vivere appieno e col pieno piacere, e quindi io senza Francesco non sono stato bene fino ad oggi, quindi questo lo devo dire. E ero contento. In diretta stiamo facendo questa dichiarazione d'amore. Lui lo sa. Io ho detto ero contento giusto perché è andato da Massimiliano, perché per il resto, perché Massimiliano è un altro figlio del tatami, amico,
ci siamo condivisi tante cose, ci siamo raccontati anche la nostra storia, Massimiliano, no? Nella nostra vita, le cose che accadevano, che non accadevano, quindi non è una semplice amicizia legata dal tatami, è qualcosa di più, insomma, molto profondo. Quindi, Francesco, quello che penso, io sono stato testimone al suo matrimonio. Sono stato testimone al suo matrimonio, insomma, lui è stato richiesto come testimone al mio matrimonio, ma mio fratello si è opposto e quindi gli ha ceduto. Buon Mauro. E gli ha ceduto il posto, insomma, ne abbiamo avute delle vicissitudini insieme, ma abbiamo avuto anche momenti meravigliosi, sempre grazie a quello che ci ha congiunto, molto vicini, vicini, vicinissimi, e a farci intendere sempre di più, divertendoci col judo in tutti i tatami del mondo, veramente in tutti i tatami del mondo. Okay. Beh, io ho iniziato a fare judo giù alla Garbatella col papà di Massimo, con Gino, quindi 35 anni fa, parecchi, 38 anni fa, insomma, quindi gli anni ne sono passati, insomma, con la famiglia di Massimo conosco tutti. Sì. Ah, tra le altre cose... Insomma, volevo fare un saluto pure a lui, dai, tutti qua. Volevo farvi vedere una cosa, una foto di quando mio papà era già un agonista di judo negli anni 50. Qui c'è tutta la mia dinastia, chiaramente. Non so se riuscite a vedere queste foto. Le no, vedete? Se levi la mano sì. Ah, ok. perché stanno messe un po' incastrate. C'è una foto di un gruppetto di persone, fra cui lì c'è a Damiani, non so se lo vedete. No, vedo via... uno in diventa io. Se lo giro di più ne vedo una piccolina, un pochino meglio, sì, ok. Aspetta. È coperto dal nome 2, però no, cerco di sganciartela, secondo che dai, io Francesco, voleva fare un saluto che poi aveva un altro impegno. Francesco, ti ringraziamo per esserci stato. Mazza, un altro impegno a mezzanotte, Francesco, no, domani alle 7:30 c'ho da correre. Questa foto è un gruppo degli anni 50. No, scusa, va, aspetta che Francesco non riesce a parlare, vai. Vai, Fra. No, è comodissimo. Francesco, tocca a te. Vai, no, volevo dire una cosa a Paolo. Vai. A Paolo, che scherzavate sul quinto posto delle Olimpiadi. Ah, Paolo, scusa, siamo due. Il mondiale ha fatto quinto, Paolo, sì. Allora, voglia. Aspetta, voglio che esca del telefono a Paolo. No, confermo, sì. L'anno dopo le Olimpiadi, tra l'altro. Francesco già? È vero, quando fu il secondo, mi sembra. Esatto, al Cairo, sì. Quindi c'è due quinto, Olimpiadi e Mondiali. Anche europeo una volta ho fatto quinto. Ah, Beh, c'ho tre quinti a Denara, com'era, si giocava così, no, 3-7. No. Tutti ci avremmo messo la firma, tutti, almeno penso. I qui presenti tutti, penso. È andata così. Okay. Dai, vi saluto a tutti, che prende malissimo il mio... Grazie, ciao. Quindi, ritornato al senso storico, volevo farvi vedere appunto questa foto. Allora, si vedono male i cinque giovani. Guardate che tute, ragazzi, cioè, e questi erano a Damiani, mio padre è il primo che troviamo su questa parte alla vostra sinistra, e c'era anche Vignola, immaginate. Ornello, maestro Ornello. Questa è via l'Audace degli anni 59. Tutti molto eleganti. Paolo, tu volevi fare una domanda, mi avevi detto, volevi fare un'ultima domanda. Sì, no, intanto volevo ringraziare Francesco che è entrato 30 secondi, mi ha ricordato del quinto posto al mondiale, poteva anche non romper cazzo, voglio dire. Cioè, è entrato per fare la sorpresa a Massimo e mi ha rotto i coglioni. Questa è colpa di Massimiliano Pasquale. No, allora, la domanda, Paolo, che coinvolge un po' tutti, perché potrebbe essere la risposta multipla, voglio dire, cerco di spiegarmi brevemente. Sì, brevemente. Lo so, non è facile, perché io tento di farla giusta. Allora, io ho avuto la fortuna di vivere l'oggetto, la gara squadre.
La gara squadra, io ho vissuto forse, abbiamo parlato già l'altra volta con Andrea, la parte, parliamo quasi sempre, la parte finale degli anni 2000, dove c'erano ancora i vecchi guerrieri del centro sportivo, insomma, degli anni ancora... 90. Eh sì, perché io la prima ho fatto tipo Mestre nel 98, quindi voglio dire, no? E però era ancora quella scia dove le gare a squadre erano sentite particolarmente. Volevo chiedere, poi questa cosa c'è stato un grosso blocco, Andrea si ricorda che poi i militari non parteciparono più dal alle gare a squadre. Dal 2003 fino al 2006. 5. Comunque, diciamo, questo grande blocco ha ulteriormente, secondo me, fatto cambiare un po' a livello proprio di... Si vede che non c'è più quel vecchio senso di appartenenza e quella rivalità che prima c'era fra i gruppi sportivi, che qualche volta purtroppo magari sfociava anche, io ricordavo a Marino un gesto dell'ombrello che tu ti ricordi bene, Paolo, no? Adesso non voglio tirar fuori l'argomento questa sera, però dico, erano proprio molto più sentite, secondo me quel legame adesso non c'è più come una volta. Secondo te è stata solo quella pausa che c'è stata o le nuove generazioni questo fanno più fatica a sentire questo senso d'appartenenza, questo senso di sacrificio che prima, cioè nella gara squadre, si diceva che la gara squadre risuscitava anche i morti proprio, cioè la gente che si dava per spacciata alla gara squadre per il senso di appartenenza, per la voglia di dare il proprio contributo alla squadra, dava il 110%, no? E quindi secondo me questa cosa negli anni, soprattutto ancora adesso, almeno io parlo per quello che ho potuto vedere negli ultimi anni, è molto calata. Poi magari dico una cavolata, però mi sembra proprio che non c'è più quel legame che univa come c'era tanti anni fa. E poi voglio dire, tu ne hai vissute molto più di me di gare a squadre, quindi sicuramente potrai dirmi o potrai comunque darmi un'indicazione su questa motivazione qua del perché è calato questa unione, insomma. Certo. Beh, io ti dico che il senso di appartenenza nella gara a squadre si rinforza, ma si rinforza anche l'idea del colore della maglia che indossi, che diventa fondamentale, importante, ma non perché si deve distinguere con rispetto agli altri, ma solo perché fa coerenza, unione, amalgama, come vogliamo dire. Io ti dico che ho cominciato a fare le gare a squadre nell'82, quando c'erano le finalissime tra i carabinieri, quindi noi avrò fatte 7-8 finali con i carabinieri, quindi per noi la gara a squadre era una cosa fondamentale, perché ci si preparava, perché noi eravamo 3 o 4 per categoria, ci si preparava per chi doveva fare la finale, cioè 3-4 perché si dovevano preparare per fare la finale. Cosa è successo? È successo che purtroppo la dirigenza, perché parliamo di dirigenza, ha stabilito che la gara squadre era inutile, che non serviva, che distoglieva gli atleti di livello dalle gare importanti. Quando hanno cominciato a ragionare in questa maniera, gli atleti, tutto sommato, hanno detto meno male, così ci siamo lavati un'altra rottura di scala da poco. Anche perché le energie mentali andavano via. Esatto, perché da quello che ricordo io, all'epoca, nessuno si poteva tirare indietro da una gara a squadre. Cioè, quindi un Mariani, oppure un Rosati, o un Mario Vecchi, assolutamente non poteva, io non la faccio a gara a squadre. Quindi... cosa successe? Il primo a cominciare a fare il cambiamento è stato il direttore tecnico della nazionale di allora, che ha cominciato a dire che non era inutile, secondo lui. Sì, anche se poi non dando punteggio a livello adesso, di classifica nazionale. Adesso se tu mi dici... cosa penso? Io penso che sia un valore fondamentale che non va dimenticato e va coltivato, perché l'atleta in quel momento, in quella circostanza, sente veramente il significato di appartenere a una squadra, a un team, cosa che invece quando lo fa in gara, diciamo individuale, non succede mai. Quindi è un rafforzare ancora di più nella sua personalità, questo desiderio, questa cosa di valorizzare il judo, ed è una parte componente
fondamentale del judo. Quindi chi pensa che non siano come dire ottimali, sì, una gara presa sotto gamba, perché... esatto, chi pensa che sia è sbagliatissimo. E certo, sì, non sì, è una cosa che puoi fare sempre, cioè non è che tu puoi fare una gara a squadre ogni due mesi, però organizzare un campione italiano di un certo livello, ma fare anche due campioni italiani, cioè uno di A e B, mettendoci le squadre più forti nella Serie A, secondo me quella è una cosa che dovrebbe essere ripristinata, dovrebbero ricominciare a farlo sul serio. Certo. Anche i master, però. Master sono già pronti, sono sempre pronti master. I master sono coloro i quali che saranno se sempre. Tu pensi che una gara master a squadre, io l'ho visto, sono stato, ed è una cosa che non è vissuta di più, cioè un qualcosa di veramente fantastico. No, quindi come dicevamo prima, Massimo, praticamente mi confermi che anche tu, non so, io parlavo più che altro per l'esperienza militare, c'è stata poca cultura nel trasmettere, cioè è come se ci fosse stata un'interruzione tra un passato e c'è stata una mancanza di collegamento, e le nuove generazioni secondo me gli manca questa parte di sentire la gara a squadra, di stare sul tappeto, come diceva, è uno sport individuale, lì nonostante combatti da solo, ti devi sacrificare per un gruppo. Ed è un'emozione particolare che ti può servire anche a rafforzarti. Assolutamente. Una delle cose, uno dei momenti più importanti, per dire, proprio della rappresentativa del Lazio è la gara a squadre. Noi andiamo lì per vincere. Noi abbiamo avuto quest'anno Pistillo, Saponaro, insomma gente pure di una certa levatura, no? No, ragazzi, cioè, quindi anche i militari, Lattanzi a suo tempo ha fatto un campionato italiano a squadre, cioè in questo termine la situazione che è legata all'interruzione è orribile. Ricordiamoci che quando, almeno per quanto mi riguarda, a me a 35 anni, quando mi divertivo proprio a fare judo, vinci, non vinci, mi divertivo, punto, là, ok? E ho fatto il peso massimo, se tu mi vedi in alcune finali vinte, io facevo il più 90 kg, cioè saltando due categorie di peso, vero Massimiliano? Okay. Sì, assolutamente. E io a Roma ho vinto la prima Coppa Italia squadre facendo sempre il più 90 kg. Ma perché eravamo 3,78, io mi buttavo a mangiare, a fare pesi, arrivavo a 85-84 kg, mi passavo per i 90 e poi facevo il passaggio a più 90. E non c'eravamo neanche il bisogno del prestito, insomma, cioè aspettavamo quei momenti, come dicevate prima, delle gara squadre. In questo momento i master vivono questa dimensione, non vedono l'ora di arrivare dritti dritti verso la gara squadra, non aspettano nient'altro a livello nazionale e poi, vabbè, gli europei e i mondiali. La passione continua perché non è possibile fermare questa forza, no? Cioè, l'interruzione è dovuta al fatto che ti danno una traiettoria errata, poi è la scelta che ti porterà ad essere in un contesto continuativo agonistico, e la scelta deve però anche essere un pochino così promossa, deve essere un po' proficuamente spinta, sollecitata. Ecco, quello che stiamo facendo io e Paolo è sollecitare. La domanda è le piccole spinte che... Scusa, ma la domanda è, ma perché in Francia l'hanno tolto la gara squadre? No. In Giappone hanno mai tolto la gara a squadre? No, assolutamente no. Abbiamo tolto solo noi. Solo noi abbiamo avuto questa bella pensata. No, ma Paolo, poi tra l'altro sai cosa ha comportato questa cosa? Tu fai conto che storicamente anche a livello non solo italiano, cioè il rafforzarsi individualmente nelle squadre, no, ha permesso anche, oltre di formare degli atleti importanti, ma anche di mandare la nazionale molto preparata ad appuntamenti importanti. Storicamente ci sono state tante medaglie di bronzo da parte degli uomini, un titolo che orgogliosamente ne ho fatto parte con Michele nel 2001, che è stato l'unico titolo d'Europa della nazionale italiana, invitati diritto l'anno dopo al mondiale a squadre, abbiamo fatto terzi, è stata una grande esperienza e tutto quanto. Da lì non siamo più stati coinvolti nelle gare, non ci siamo più giocati come nazionale una finale. È stato un grande errore.
E sono passati tanti, quasi 20 anni. Un errore da parte della dirigenza. Non, cioè, vuol dire, è chiaro che l'errore è stato creato in quel caso, perché non credo che voi atleti vi siete rifiutati o vi volevate rifiutare di fare la gara, assolutamente no. Ma no, anche perché l'ultima l'ho fatta, ne parlavo con Antonio, l'abbiamo fatta nel 2010, un campionato d'Europa dove arrivavamo quinti a Vienna, poi ho altre esperienze, no personali, ma anche di altri, non le ho più sentite, quindi questa cosa non è solo a livello nazionale che viene snobbata, è stata snobbata anche oltre, cioè anche perché adesso vogliono inserire magari la gara squadre nell'ipotetica futura Olimpiade e tu, cioè non è... L'amalgama, come dicevi prima, la crei facendo più esperienze a squadre anche come nazionale, se no tu certo. puoi prendere tutti i campioni che vuoi, però secondo me individualmente sono forti, però in un gruppo non funzionano se non li fai rodare un pochino. Infatti, ma perché tante volte i campioni olimpici vanno a fare le gare e perdono nella gara squadre. È vero, come no? Pino Maddaloni ad una finale in A1 a Livorno venne fischiato perché fece un incontro di difesa e vinse per uno shido. Cioè, no, ma perché, se tu pensi, nelle gare queste qui dove combattono gente che vince il mondiale, perdono, ma perdono anche malamente, quindi vuol dire la gara a squadra è un qualcosa di diciamo, di differente, è un valore unico. Aggiunto. Per farvi capire. L'atleta è come dire, io adesso mi preparo nella squadra perché io devo coprire questo aspetto che mi fa diventare ancora più forte, cioè è una cosa che fa crescere l'atleta, non c'è niente da fare. Certo. Per farvi capire, quanti atleti che voi conoscete combattevano molto meglio a squadre che ne ho visti tantissimi, squadre si trasformavano. Su questo vi posso essere testimone io, nel senso che per farvi capire l'importanza di quanti atleti combattevano meglio nella gara a squadre ci fu un anno. Ma porca troia. Paolo, ti sentono tutti, adesso non ricordo l'anno, mi aiuterà il diretto interessato quando, se ci sta sentendo e vedendo, facemmo una gara di Coppa Europa contro una squadra tedesca che era la squadra dell'all'epoca Udo Kelmaz. Ma la gara fu a Roma, a Roma, a Ostia. Che Giulio Sacchi ci pareggiò con Udo 4 Kelmaz. Volte campione del mondo. Giulio Sacchi, che aveva 17 o 18 anni, 18 anni, giovanissimo Giulio Sacchi. Fece una prestazione, oltre le possibilità dell'all'epoca 18enne, 19enne contro il 4 volte campione del mondo, cioè non stiamo parlando di campione olimpico anche campione olimpico Atlanta, sì. 96, cioè, sì. Parliamo di dell'epoca mia quello. Sì, comunque è una gara che tendono a snobbare e prendere sotto gamba, invece l'atleta che va e sente veramente lo spirito di squadra, di gruppo, dà il 100%, arriva al campione olimpico, si gasa, quindi si è persa questa cultura e secondo me, oltre come quello che dicevamo prima, questo qui è un altro errore che secondo me sta gravando parecchio sulle future nuove generazioni, perché mi ricordo, faccio un breve ricordo, quando dicevo prima dell'Europeo del 2001, del Mondiale 2002, la nazionale italiana in quel momento era veramente forte e veniva regolarmente invitata nell'anno a dei Grand Prix a squadre dove l'IJF dell'epoca invitava solamente le prime quattro squadre e noi eravamo entrati in un gruppo dove c'era Giappone, Georgia, Italia e Francia e combattevamo in questi tornei, ci invitarono intanto a San Pietroburgo, mi ricordo c'erano 8 squadre, arrivammo terzi, un'altra volta ci invitò a un quadrangolare al Principato di Monaco a Monte Carlo dove perdemmo col Giappone, poi pareggiamo con la Georgia 3-3, le gare erano 7 pesi, sì. No, 3-3, ma loro vinsero per punti per 27-30 e poi in finale per il bronzo battemmo la Francia, tra l'altro che ci premiò il principe di Monaco dell'epoca, cioè c'era no, quello di adesso, Alberto. Non mi ricordo. Alberto, quindi voglio dire, si entrava nell'elite, cioè la gara a squadre era portata veramente in alto e ti dava quel senso d'appartenenza che tu per i tuoi compagni ti spaccavi in due, cioè nel senso davi tutto. Questa cosa poi, ripeto, per l'interruzione o per chi ci ha creduto poco, per proprio la volontà di dire ma sì, tanto è una gara in più che non serve a niente, invece sicuramente a livello della medaglia potrà non servire a niente, però è importante per unire e per dare proprio quegli stimoli giusti.
Beh, diciamo che forse la gara squadra è proprio il momento in cui tutte le bandiere d'Italia si confrontano, come dire Roma e Lazio, no? Come dire Milan ed Inter, ok? Cioè, sì, sì. Quello era il vero confronto dei club uno contro l'altro, che risultava vince il Frascati e vince Ottavia, ok? Cioè, certo. Questo era uno dei momenti che sicuramente ti dava quella forza di cui parlavi prima, come in quel caso appunto Giulio fece il fenomeno con il tedesco. E qui c'è chi ha quel guizzo, quel colpo d'occhio, quell'intelletto, quella valutazione e quello spirito che deve sentire quelle vibrazioni che necessariamente anche chi segue dagli spalti. Io mi ricordo una finale di Coppa Italia a squadre dove abbiamo fatto la finale contro la squadra di Brambilla, forse Costanza. No, era aspetta. Isao Cano, quindi a Taranto. Isao Cano adesso, Ronin Monza prima. Bravo. Io mi ricordo a Taranto i tarantini si erano schierati metà con la Garbatella e metà con l'Isao Cano, capito? Cioè, malgrado poi la squadra tarantina con Bufano fece la finale terzo e quinto. Quindi immagina che dimensione crea, no? È come diventi anche tifoso, no? Di qualcosa che magari non è la tua squadra, però te stai a seguire una competizione che tutto sommato ti coinvolge sempre. Ecco, anzi, può essere questo, che stimola addirittura di più della gara individuale per tanti che non conoscono il judo, quindi è più coinvolgente. Assolutamente. Ragazzi, il 25 forse si riparte. Dove? In vacanza ancora no, perché poi uscire dalla regione. Ma il decreto non è ancora uscito, scritto. No, oggi uscirà una gazzetta. Oggi è uscita una gazzetta che dovete leggere, la gazzetta ufficiale, che dice un po' come possiamo ci stiamo confrontando molto con Massimo ultimamente su queste. Allora, io chiaramente sono un piccolo imprenditore del mondo dello sport, ok? Nelle mie attività comprendo sport e tanto sport in vari tipi. Dirigo il centro della Sapienza a Tutti Quinto, col judo, col karate. Dirigo centri alla FAO, ex Roma, adesso è diventato Sport Sapienza. Ah, okay. E quindi e altre attività, mi occupo di formazione professionale nel mondo sportivo, diciamo. Che da quando quindi, la tua prima attività è lo sport, perfetto. Quindi e sto seguendo con molta attenzione, perché diciamo che il salvatanaglio a un certo punto non si è più riempito, si è fermato proprio, tanto secco così. Ok, quindi sono molto attento e molto oculato. Io vedo che la difficoltà iniziale di questa apertura del 25 sia proprio legata alla convenzione e alla convenienza, ma per lo più alla responsabilità. Quindi il senso di responsabilità, ricordiamo sempre che i presidenti, malgrado l'INAIL proprio ieri, ha dichiarato che... Perfetto, ecco, quindi tutti noi ci facciamo cultura e quindi alla fine definiamo anche le cose importanti, queste sono cose importanti, quindi l'ente più regolarizzato che gestisce... L'ente previdenziale, in questo caso, gli aspetti previdenziali e quindi le malattie da lavoro, gli incidenti da lavoro, le cause di servizio per pensionamento e prepensionamento, ha deciso che nessun datore di lavoro potrà essere ritenuto responsabile a causa del coronavirus, può essere responsabile di questa patologia per presa di servizio. Quindi tu torni al lavoro, però se fa male il coronavirus, Dio mio, io non ti posso fare niente. Ecco, quindi questo già ci scagiona e ci aiuta, ed era una cosa che come dicevamo l'altro giorno con Massimiliano, vedendo un testo che relativamente era incassato proprio verso la direzione presidenti e vicepresidenti delle società sportive, che diceva proprio il contrario, cioè penalizzato fiscalmente e legalmente, scusatemi, penalmente, cioè, quindi un attimino uno rimane pure turbato, dice ma scusa, io tento di fare tutto quello che tu mi indichi, dammi delle indicazioni e regole ferree che sono legate agli emendamenti ministeriali e io poi di conseguenza mi attacco, attribuisco a tutte quelle
motivazioni del fare in un certo modo, la linea e la traiettoria è più mirata per far sta bene la gente, ricominciando sempre moderatamente con gli spazi e quello che sia appunto i termini di... Ora siamo in attesa anche dell'ordinanza della regione e successivamente anche, se ci vuole mettere la ciliegina sulla torta, il Comune di Roma. Non lo so, però sicuramente... Questa settimana, come sì, dico, per le opportune competenze dovranno... Ho fatto una richiesta e invito tutti voi, ai vostri quartieri, municipi, di fare la richiesta delle aree verdi disponibili per fare già attività all'esterno. Quindi, allora guarda Massimo, ti do... Di pattinaggio, parchi verdi con delle situazioni che permettono di fare... Su questo ti do conferma, perché essendo un rappresentante municipale dello sport, il governo già si è mosso, perché nel decreto rilancio e anche il Comune di Roma già si sta muovendo per utilizzare le aree verdi, gli spazi attrezzati, le scuole per i cosiddetti centri estivi. Certo, io ho partecipato proprio alla riunione che c'è stata di tutti i sindaci municipali, quindi il presidente del municipio, in due sedute, venerdì passato e mercoledì dell'altra settimana, e abbiamo definito la strategia verso i parchi verdi e le aree verdi disponibili. Quindi per ogni area con una condizione planimetrica di un certo tipo, con una struttura di costruzione di un certo tipo, sarà più adatto a fare attività per questo tipo di sport e altre attività per questo tipo di sport. Quindi è una questione che si sta improntando, ci vorrà tanto coraggio a diffondere la distribuzione del bene pubblico, che è sempre un bene pubblico, e in questo io ho incoraggiato tutti a fare una cosa, cioè noi mettiamoci a disposizione per dare anche al nostro territorio lo spunto di fare delle attività e poi di conseguenza facciamo questo regalo al territorio e quindi facciamo anche contenta la politica, che è giusto. Giustissimo, ok? E poi dall'altra parte teniamoci una buona fetta di 4-5 ore al giorno per fare le attività che più ci interessano. A me interessano i ragazzi del karate, i ragazzi del judo, come a tutti voi, sicuramente quelli del judo, perché siete legati magari a una specialità più allineata col judo, ok? Quindi io vi faccio questo consiglio, di modo che se le nostre palestre ancora dovranno aspettare, comunque sia nelle aree verdi, le misure, le distanze, gli spazi ci permetteranno di convivere meglio, almeno allenando i ragazzi, non se vorranno fare la doccia, però gli diamo appuntamento a quell'ora e li alleniamo magari in uno spazio più adatto. Certamente, questo sì, appena poi ha avuto il quadro concreto normativo, perché logicamente, anche se non ritenuti colpevoli, passatemi il termine, di un'infezione, di un contagio, comunque sia, avendo delle strutture sia private che pubbliche sul territorio della Regione Lazio e del Comune di Roma, una volta ottenute queste indicazioni da parte delle istituzioni competenti, potremmo sicuramente poi dopo rimodulare per ora la nostra attività. Certo. Io ragazzi, parlerei tantissimo con voi, sono solo passate quasi due ore. E mezzanotte. Sì. Io come al solito con tutti con l'amico Paolo in questo progetto, come diceva lui all'inizio, come dico sempre io alla fine, nasce poi effettivamente, come abbiamo detto, stiamo parlando da un'ora e 40 circa, per l'amore verso lo sport, nel nostro caso il judo, perché raccontare le nostre esperienze passate, vissute e anche progetti futuri, come stai dicendo adesso tu Massimo, è parte fondamentale per proseguire la nostra attività di educatori, no? Perché come prima cosa nelle nostre società siamo degli educatori, poi siamo degli stimati tecnici di club, siamo degli stimati tecnici nazionali e via dicendo, ma partiamo sempre dal presupposto che noi costruiamo l'atleta, ma costruiamo anche la persona. Come tutti gli sport, è una prerogativa del judo, essendo uno sport e oltre ad essendo anche un'arte marziale, è una prerogativa, abbiamo diciamo uno strumento in più, come dicevate giustamente tu e Paolo all'inizio, abbiamo uno strumento in più da poter sfruttare rispetto magari a tante altre situazioni
concorrenti, diciamo così, dai. Resta il fatto che in questo momento con Paolo avevamo detto raccontiamo un po' di cose, raccontiamo un po' di aneddoti, confrontiamoci un po' con i nostri amici. Questa cosa, anche dai messaggi che non ho passato tutti i messaggi perché ne sono arrivati tantissimi, ma vediamo che è un grande riscontro, perché comunque sia la nostra comunità, nel nostro caso il judo, si unisce e non si divide, proprio anche per merito di questa, adesso mi faccio un po' di complimenti a me e a Ciccio Prezzemolino, perché comunque sia l'idea aiuta anche a mantenere viva la nostra passione per questo sport. Poi Andrea è anche un'opportunità per togliersi qualche sassolino. io cerco di fare, capito, il politico, l'equilibrato, il diplomatico. Vabbè, se capita, può capitare, insomma. È un senso civico anche alla critica. Sì, certo, poi certo. Come dicevi tu Massimo prima, possiamo pensarla anche diversamente in alcune situazioni. Certo, se il confronto... Meno male. Sicuramente se il confronto è educato, se il confronto è... come si cordiale, nel rispetto anche degli altri o dell'altro interlocutore, è un confronto sicuramente che porta ad avere, a far progredire e non a litigare e basta, diciamo. Poi è normale che bisogna rispettare la persona che si ha davanti e anche i concetti che vuole esprimere, anche le considerazioni che tira fuori. Beh, forse oggi abbiamo conosciuto magari una parte di noi, come io ho conosciuto una parte di te, una parte di Paolo, di Massimiliano sicuramente ne conosciamo. La parte di Paolo è una bella fetta. Quindi ho conosciuto anche il vostro pensiero, che non è oltre il sistema goliardico, ci siamo sempre condivisi a bordo tatami o su tatami, no? E quindi con l'impegno sempre proficuo a far bene, a cercare di mettercela tutta. Abbiamo anche tirato fuori uno spirito più importante, più interessante, che è quello del senso umano, no? Che siamo delle persone con tanto di debolezze e anche di punti forti, ma che non hanno avuto oggi il problema di parlare di sentimenti, no? Io ho parlato prima di sentimenti con una certa chiarezza, ok? Massimiliano mi disse un giorno: hai perso la persona che secondo me non hai pesato per quanto valeva, e sono così un po' dispiaciuto per questo. Quindi ecco, conoscere le persone e scambiare dispiaciuto, anche scusa Massimo, dispiaciuto per quello che ti ho detto io? No, mi ha fatto piacere. Massimiliano ha qualche problema tecnico, perché sempre. Io lo vedo da un quarto d'ora che è congelato, però sentiamo il suo audio. Ma io invece mi vedo bene di... Era una battuta d'Andrea. No, io sul serio lo vedo bene. Io ho sempre visto bene. Ok, allora quindi è un problema mio. È una confusione. Ecco, ragazzi, vedete? Ragazzi, ci stanno salutando in tanti, risaluto tutti quanti, saluto anche voi, vi auguro buonanotte perché abbiamo fatto 10:30. Niente, sono grato a Massimo Lucidi, a Paolo Monaco e a Massimiliano Pascale. E a Paolo Bianchessi, però ci vediamo Andrea. Ci dice sempre entro due minuti faccio due domande. ma mi sto perfezionando è più forte di te, perché è giornalista dentro. Paolo non è giornalista. Paolo, secondo noi, secondo amicizie nostre, è il Gianni Sperti, è il giusto commentatore, l'ospite fisso, l'opinionista. L'opinionista. Paolo, gli opinionisti sono tutti tremendi: Gianni Sperti, Mughini, cioè ce ne fosse uno proprio che... Maurizio Mosca, il pendolino, Paolo, devi far pendolino. Il pendolino, sì. Comunque, grazie, dimmi. Comunque, io e Massimo siamo contenti che due ragazzi più giovani abbiano... belle idee e buoni principi. Assolutamente. Ma quale giovane, che se siamo invecchiati pure noi qua. Vabbè, avete qualche anno in meno di noi.
e sicuramente avete anche tanto tempo ancora da spendere, tra virgolette, con i giovani. Quindi, secondo me, il fatto che voi navigate e viaggiate in questo modo, con questi presupposti, per me, secondo me, Massimo, che noi siamo amanti dell'idea che il judo fa parte della vita, tant'è vero che lo viviamo ancora a 60 anni, ci facciamo anche noi belle garette ogni tanto, i bei randori a menarsi, cioè tutto l'insieme, tutto il gruppo, il pacchetto del judo, sia come preparazione fisica, sia come preparazione culturale, che non ci dimentichiamo che l'aspetto culturale del judo è fondamentale. Perché senza quello non cresciamo. Quindi voi che avete intrapreso questo sistema di comunicazione, ben venga, perché sicuramente i ragazzi che voi che vi seguiranno saranno dei bei ragazzi che serviranno non solo allo sport, ma serviranno anche alla parte sociale del nostro paese. Quindi ben venga che voi facciate questo tipo di discorso e questo tipo di lavoro. Paolo è uno che piace, ma secondo me diventerà un bravissimo insegnante. Sicuramente. Già lo è Paolo. Paolo è un uomo. Paolo ha solamente un difetto, è un pochino ansioso. Vabbè. È purtroppo quello, è così. Perché allora sei pronto? Allora hai fatto questo? Un perfezionista, un perfezionista. Perfezionista. Sì, allora sì. Io vorrei chiudere con una frase che dico ultimamente: facciamo bene perché poi insieme faremo meglio. No, è questa idea dell'attesa che ci ricongiungeremo tutti uscendo e riabbracciandoci e mettendo tutto quello che abbiamo. Non si può adesso. Faremo meglio. Grazie, ragazzi. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao Paolo. Ciao, grazie a voi. Grazie dell'invito, grazie a tutti. Ciao Massimo, ciao Paolo.